Espresso e benvenuto a Concita De Gregorio, editorialista di Repubblica. Grazie. Fuori Roma su Rai 3, un successo, lo sappiamo. Allora, da Milano, oggi ci sono delle novità. Intanto sta arrivando Di Maio, ci spiegherà tutto per bene, ma quello che si sa, lui all'assemblea dei suoi eletti ha detto: apriamo alla Lega, apriamo al PD, ma fuori Berlusconi e mettete da parte Renzi. Sì, è l'apertura della settimana delle consultazioni. Diciamo che Di Maio si è fatto una lunga Pasqua, Pasquetta, abbiamo anche letto su Facebook le riflessioni che faceva durante il suo viaggio in macchina. Alla fine delle riflessioni si arriva a questo punto. Ed è un'apertura importante perché per la prima volta dice che vuole fare il governo sia con la Lega che con il PD. Io credo, ho sempre creduto che il Movimento 5 Stelle rifiuterà l'alleanza con uno soltanto dei due perché non vuole assumere il colore politico dell'altro. Ha paura di diventare di destra se si allea con la Lega, ha paura di diventare di sinistra se si allea solo con il PD. Con entrambi, naturalmente costruzione politica tutta da dimostrare, riuscirebbe a dimostrare di essere quel partito di centro che ha conquistato le elezioni, quel ruolo lì, un ruolo di centralità. Naturalmente ci sono i veti. Il PD senza Renzi, la Lega senza Berlusconi, cioè tagliare con il passato, rottamare Berlusconi e rottamare Renzi. Ora le prime risposte non sembrano positive. Ci arriviamo. Concita, può essere che si apra a destra e a sinistra nello stesso momento? Io trovo incredibile che si possa anche solo immaginare un governo in cui la Lega e il PD stanno insieme. Cioè, lo trovo proprio... Non so, ma poi tutto può succedere. Però mi sembrerebbe una... Io ricordo che quando ci fu per un momento Stefano Rodotà, candidato alla presidenza della Repubblica, che era stato indicato dai 5 Stelle e che sembrava un candidato naturale sul quale il PD poteva assolutamente convergere in quello che è stato il turning point, no? Il peccato originale della politica di questi ultimi anni, cioè il tradimento dei 101, la mancata elezione di Prodi. Ecco, se non si fu in grado allora di eleggere Stefano Rodotà, Movimento 5 Stelle e PD insieme, in nome di un uomo che diciamo, avrebbe rappresentato davvero tutti, oggi... Inoltre insieme anche alla Lega mi sembra. Allora, no, cioè... togliamo quell'ipotesi di tutti e tre insieme, valutiamole una per una, perché Di Maio ora ce lo spiegherà meglio, però Di Maio potrebbe dire o il PD o la Lega, a me ne basta uno. Che differenze ci sono? Io penso che il Movimento 5 Stelle dissento leggermente da quello che dice Marco, perché credo che non abbia paura di niente. Non hanno paura assolutamente, questo, cioè, attribuirgli la paura è diciamo, attribuire a loro la propria intenzione. Se tu hai paura pensi che gli altri abbiano paura, ma loro secondo me non hanno paura. Per quello che io vedo girando l'Italia mi sembra che stiano andando in una direzione che è quella che se si tornasse a votare raccoglierebbero ancora maggiori consensi. Oh, allora abbiamo quindi... una tappa in più. Prego, concludi quindi... poi a Marco da Milano. No, quindi voglio dire, non giocherei, non farei le previsioni sulla base della paura del Movimento 5 Stelle, mi sembra più interessante il tema dei veti, cioè escludere Berlusconi e escludere Renzi. Berlusconi non si farà escludere tanto facilmente, solo se capisse... che è veramente indispensabile la sua esclusione e mettendo a sua volta delle condizioni. Quindi tu poi ti ritroveresti magari un governo senza Berlusconi, ma con alcuni uomini chiave. Più berlusconiani, più berlusconiani di lui. Marco da Milano, guardiamo i veti da chi li subisce. Sappiamo che il PD ha già reagito, non se ne parla proprio. Salvini ha già detto nessuno ci dividerà. Cosa succede ora all'interno dei gruppi cui Di Maio chiede interlocuzione? Ma io dico, la paura dell'alleanza è un tratto distintivo del Movimento 5 Stelle in tutta la storia, anche il motivo per cui poi Rodotà non fu eletto presidente. Il PD è diviso, c'è stato addirittura il capogruppo al Senato Marcucci che ha detto non vedo l'ora di veder giurare il governo Di Maio Salvini. Un autolesionismo così grande non si era mai visto, non si era mai visto un partito così felice di essere all'opposizione. Di una coalizione che se si venisse a formare poi manderebbe la sinistra e il PD all'opposizione anche per decenni. Anche fatto tutta la campagna elettorale mentre nel perfetto manuale del dirigente del partito di sinistra, realista e responsabile, ci hanno sempre insegnato che bisognava allearsi con Berlusconi, con Verdini, fare i patti del Nazareno.
con la Lega che era costola della sinistra, insomma, ne abbiamo viste di tutti i colori, perché si diceva se gli altri hanno i voti noi dobbiamo in qualche modo allearci con qualcuno. Questa è la prima volta che il Partito Democratico tifa perché gli avversari si uniscono in una coalizione che diventerebbe invincibile. Ma anche perché gli esiti di questo che stai dicendo, cioè gli esiti del realismo, cercare il voto a centro, fare le larghe intese, esatto. Gli esiti sono questi. Esatto. Cioè tu hai perso la tua identità andando a cercare il centro e addirittura a volte anche la destra e non hai trovato nell'uno né nell'altro. Cioè hai perso i voti a sinistra e non hai conquistato i voti a centro. Ma io credo che questo sia una cosa che condivide. Ma io credo che l'unica cosa che il Movimento 5 Stelle vede questa fine che ha fatto il PD, alleandosi con la destra, si è diventato un partito di destra o comunque un partito senza identità. E questo è il problema, è stato il problema elettorale ed è il problema politico. Ma all'interno del PD ci sarà qualcuno che dice, beh sì, andiamoci a parlare o no? Sì, cominciano a vedersi Franceschini, Orlando, oggi lo stesso Martina ha detto non auspico un governo Lega Movimento 5 Stelle, che come lo dire, non sono d'accordo con Marcucci, uno non vede l'ora, l'altro non auspica. Adesso vediamo in questo giro di consultazioni se il non auspico diventa anche azione politica. Concita, o ci sono due nature nel PD che si confrontano a questo punto. Io credo che chi ha perso le elezioni dovrebbe stare all'opposizione. Perché la democrazia funziona così, poi dopo certo per stare al potere ci si può accordare, ma stare al potere è il contrario della politica. La politica è fare qualcosa non per te ma per gli altri, cioè avere un'idea di paese, avere un'idea di sviluppo, non è politica. Io posso anche pensare che mi conviene fare un'alleanza, non so, il PD, la Lega, il Movimento 5 Stelle e Berlusconi, mi conviene, ma non conviene all'Italia e non conviene agli elettori. Quindi... Però Marco a Milano, ora torno a dire, adesso arriva Di Maio e glielo domandiamo. Può essere che Salvini invece sia attirato da questa opportunità di scrollarsi di dosso Berlusconi? Sì, ma non subito, perché Salvini prima deve prendersi tutto il corpaccione di Forza Italia. E per prendersi il corpaccione, sappiamo che in politica ci sono due modi per prendersi, per eliminare l'avversario. Uno è pugnalarlo e uno abbracciarlo per pugnalarlo. Ecco, mi sembra che Salvini, ma anche Di Maio, in queste prime battute di legislatura siano degli andreottiani sopraffini, usano il curaro, il pugnale, il veleno, il trasformismo, per cui appunto mi alleo col PD, con la Lega, l'indifferenza alle formule, che non c'è niente di nuovo in questo. Questa è la vecchia politica dai tempi di De Peretis a oggi. È il momento di domandarlo a Di Maio, ma...